Lazio, Marusic garantisce, Milinkovic corretto, non partirà gratis. Roma c'è chi lo considera un fratello, chi un genero ideale. Un modo differente dal solito per descrivere e raccontare Sergej Milinkovic. Per una volta non dal punto di vista prettamente sportivo. Già, perché oltre a essere un campione nel rettangolo verde, il centrocampista della Lazio sa come lasciare il segno pure a livello umano. Con i suoi comportamenti fuori dal campo, li hanno svelati al portale serbo Mozartsport da Marusic e Ilitare. Due che conoscono benissimo ogni lato del carattere del sergente. Rapporto il montenegrino. In particolare, deve tanto a Milinkovic per quel che riguarda il suo ambientamento alla Lazio. Quando sono arrivato a Roma lui era già la stella della squadra e il modo in cui mi ha accolto è stato lodevole. Chi lo vede da fuori potrebbe pensare che sia prepotente, ma quando lo conosci un po' meglio, ti rendi conto che tipo di persona sia e quanto i suoi piedi siano ben piantati per terra. Un ragazzo normale, che fa cose normali. Rilassato, sempre pronto ad ascoltare, ad aiutare se può. È molto legato alla sua famiglia. E ora che è diventato padre non vedo l'ora di vederlo in quel ruolo. Qui i tifosi lo adorano, ovunque appaia è assediato. E lui ripaga questo affetto sul campo. È arrivato da giovane, è cresciuto e ha contribuito molto allo sviluppo del club. Ormai sono 8 anni, ha fatto grandi cose, vinto 3 trofei. È un grande traguardo giocare per così tanti anni a quel livello in Serie A. È sicuramente il miglior centrocampista del campionato. Un calciatore così completo non esiste. Riconoscenza, ma è sicuramente la descrizione dal punto di vista sportivo quella che farà più piacere ai tifosi della Lazio, lo infastidisce molto perdere. Non importa cosa giochiamo, gli piace vincere sempre. Una buona caratteristica per un atleta. Un suo possibile addio? Se si presenta l'occasione, avviene. In caso contrario, e qui gioca ancora meglio. Non ha mai detto nulla al riguardo. Dal punto di vista di un giocatore non è facile. Ma a lui non importa, fa del suo meglio e vuole sempre migliorarsi. Ogni anno si parlava di suo addio. Arrivavano offerte, lui però era sempre favorevole al fatto che fosse il club a decidere. Non è uno che creerà problemi se la Lazio non lo dovesse vendere quando arriverà l'offerta. Non se ne andrebbe se la società non guadagnasse qualcosa. Dal mio punto di vista è assolutamente corretto. Vero, anche il club lo ha aiutato e gli ha dato nuovi contratti, ma se lo meritava. Crescita, e lo pensa sicuramente anche il DS Tare, che però da uno con le sue potenzialità si aspetta sempre qualcosa di più, è arrivato da ragazzo e ora è un adulto. Dopo 8 anni per noi è un uomo importante e non solo un calciatore. Questo è ciò che apprezzo di più di lui. È molto umile e semplice come persona. Non è mai stato presuntuoso o arrogante. È un ragazzo estremamente educato, se mai avessi una figlia gliela darei in sposa. Ed è un giocatore di un altro livello, anche se può fare ancora meglio. Ha molto rispetto per me e lo critico sempre. A volte dopo una partita, quando gioca bene, viene a chiedermelo, bene o male. Dico sempre che non va bene e poi ride per il fatto che non sono mai soddisfatto. Gli dico ogni volta di lasciarsi alle spalle tutto quello che ha fatto, così da continuare a guardare avanti e crescere. Virgola.